la sede dei Musei Vaticani è stata prescelta dall'autore e dagli editori, noi volentieri abbiamo aderito in quanto rappresentativa per la disciplina in sé, per la sua tradizione nella ricerca, il suo contributo nella sua storia plurisecolare e anche e soprattutto per la centralità delle proprie raccolte. Si è trattato di raccogliere in oltre 1800 pagine tutto quello, o gran parte di quello che noi sappiamo sugli Etruschi, scritta in lingua inglese perché appunto ci rivolgiamo a un pubblico internazionale e di specialisti, ma anche di studiosi e di studenti e di interessati. E il libro è anche acquistabile in forma di ebook. E racconta gli Etruschi in due volumi, uno tematico, e l'altro invece in ordine più spiccatamente cronologico. Quindi due approcci che alla casa editrice mi ha chiesto espressamente di considerare. È stata appunto un'impresa cominciata 7 anni fa e quindi non è stato assolutamente facile mettere insieme tutti quanti gli autori. Però devo dire che adesso non siamo molto soddisfatti di poterlo presentare in una sede internazionale, un volume internazionale, per dare un respiro, di un certo valore alla nostra disciplina, l'etruscologia, che sta attraversando una fase un po' delicata, come tutta quanta l'antichistica italiana. E quindi l'idea è quella di poter rafforzare anche il ruolo della nostra disciplina con iniziative come questa, che vedono sì il respiro internazionale, ma anche un ruolo di primo livello agli studiosi italiani che giocando in casa sono tradizionalmente quelli forse più informati sull'evolversi delle scoperte, sulle nuove acquisizioni e quindi giocano un ruolo di primo piano in questo tipo di ricerche.